Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Riprendono oggi le nuovissime puntate di Sette Sera del 2013. E allora da questa sera staremo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, e insieme scopriremo tantissime novità, approfondiremo tanti argomenti d'attualità e poi largo veramente alle curiosità. Ma visto che il nuovo anno è appena iniziato, questa puntata la dedichiamo assolutamente alla sua scoperta. Vedremo giorno per giorno cosa ci riservano gli astri insieme al nostro astrologo di fiducia, uno dei migliori in Italia, Stefano Vighi. Buonasera, bentornato. Benvenuto. Buonasera, buon anno a E tutti. allora, buon anno Stefano, iniziamo subito col vedere che cosa ci aspetta in generale. Il 2012, terribile il 2013, dacci un minimo di speranza. 2012 è stato veramente faticoso perché tanti di noi hanno sofferto purtroppo della crisi che non ha risparmiato quasi nessuno. L'anno bisestile, avevamo parlato nell'ultima puntata del significato di questo anno bisestile. Come guardare al 2013? Insomma, inutile illudersi che saranno tutte rose e fiori, però le stelle danno un segnale di incoraggiamento. Un piccolo cambiamento in arrivo? Sì, nel senso che Giove, bisogna tenerlo molto d'occhio questo pianeta. Giove è il pianeta della fortuna, delle cose belle, delle cose che possono crescere, possono espandersi. Giove, il 28 di giugno, ricordiamoci questa data, Assegniamo. entrerà nel segno del cancro dove ha la sua esaltazione. Quindi queste forze, queste energie che parlano di crescita, di ottimismo, di possibilità, saranno diffuse in tutto lo zodiaco. E questo ci fa pensare che nella seconda parte del 2013 tutti noi potremmo essere un pochino più ottimisti. Bene, possiamo tirare un piccolo sospiro nella seconda parte del 2013, ma vediamo subito come iniziamo. Partiamo subito con il primo segno zodiacale, andiamo a vedere l'Ariete. Ariete ha vissuto una lunga opposizione di Saturno, Saturno l'ha limitato, l'ha impedito. Ora l'Ariete da ottobre dell'anno scorso, dall'ottobre 2012, vive un'energia che è decisamente più leggera, si sente meno limitato, riesce ad andare incontro agli altri in modo più naturale, più spontaneo. Giove, come dicevamo prima, però si disporrà in quadratura dall'estate. Quindi l'Ariete deve cercare di fare tutto ciò che gli interessa, tutto ciò che lo appassiona, nei primi 6 mesi dell'anno, perché poi le cose saranno meno facili, sarà meno possibile fare ciò che gli piace, ciò che gli interessa. Quindi questo è il messaggio principale delle stelle. Marte sarà diretto tutto l'anno e questo li renderà particolarmente decisi, passionali, interessati e interessanti. Nelle relazioni andrà, quindi 2013 sarà positivo, soprattutto nel periodo che va da fine febbraio, inizio di giugno e poi in ottobre. Ecco, questi sono i momenti migliori per le relazioni. Saturno nel lavoro dà ancora qualche piccolo problema, soprattutto di stanchezza verso marzo-aprile. Poi in autunno l'Ariete avrà un nuovo slancio, un nuovo interesse per il lavoro. Ariete, iniziate a darvi subito a mettervi al lavoro. E Subito. andiamo a vedere invece il segno dei tori, del toro. Sono tanti i tori. Tra cui io. E noi tori, in effetti, siamo insieme all'acquario e leone, i segni che più patiscono questo Saturno che da ottobre dell'anno scorso è entrato in Scorpione. Lo patiamo perché l'abbiamo in opposizione e avendolo in opposizione Saturno ci impone che cosa? Grande impegno, grandi incombenze, compiti, cose da sbrigare, da gestire. Il toro che non è abituato a stare con le mani in mano, ma vive un anno che richiede grande impegno e grande dedizione. Questo è fondamentale. Giove verrà in aiuto al toro, anche questo sempre da giugno, ricordiamoci questa data, rendendolo un pochettino più fortunato, soprattutto in alcune questioni economiche e quant'altro, ma il messaggio è di un anno di grande impegno, di serietà e di bisogno di consolidare anche le proprie relazioni. In amore, per esempio, soprattutto in primavera, maggio, eccetera, ci sarà bisogno proprio di dare un'impronta quasi nuova alle proprie relazioni, renderle più solide, più costanti. Ci sarà un'eclissi a maggio nel segno del toro e questo potrebbe dare il via degli inizi e delle novità personali interessanti. Quindi diamoci dentro, soprattutto nei primi mesi, chi lavorerà bene avrà ottime Oh, soddisfazioni. benissimo, allora mettete in moto tutte le vostre energie, Toro. Subito. E vediamo i gemelli. Gemelli sono alle prese con un Giove retrogrado che quindi dà dei messaggi strani. I gemelli non sanno bene come gestire questa fortuna dettata da Giove nel segno, soprattutto fino alla fine di questo mese, fino alla fine di gennaio. Poi le cose inizieranno pian piano a migliorare, saranno migliori le relazioni, migliori i rapporti. Più facile iniziare ciò che interessa, perché i gemelli devono concentrarsi, devono buttare su carta, devono scrivere, pensare, capire cosa vogliono fare da grandi e
e poi da giugno iniziare a farlo quando Giove si sposterà nel segno successivo e quindi riguarderà più la parte economica, pratica, concreta. Quindi gemelli, sognate, continuate a farlo, continuate a usare la fortuna che Giove vi porta, perché dopo, nella seconda metà dell'anno, dovrete dimostrare di aver fatto qualcosa. La carne al fuoco dovrà iniziare a cuocere, come si dice, no? In modo un po' culinario. Quindi anche in amore coltivare le relazioni, darsi con maggiore impegno, maggiore slancio. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno buoni risultati a fine anno per il segno dei gemelli, quindi anche qui ci lavora tutto quanto, ma a fine anno probabilmente i gemelli cominceranno ad avere qualche risultato interessante. I gemelli lavorano, avranno qualche prova importante da superare, ma poi tanta fortuna e si va bene, per fortuna. Adesso scopriamo invece come stai, cosa vivrà il cancro. Che piacere, perché il cancro insieme al tuo segno, quello dei pesci, sono i segni che probabilmente godono del miglior tono astrologico. Finalmente, era tanto che aspettavo queste notizie. Te l'avevo promesso. Ah, sì. Perché in effetti quando Giove entra in questo segno gode della sua esaltazione, la fortuna, l'ottimismo sono esaltati e il segno vive effettivamente qualcosa di strepitoso, emozioni, sfide, novità. Veramente il messaggio è molto importante ed è molto positivo. I cancri faranno le cose che gli piacciono, le cose che li divertono, possono finalmente essere possibilisti su fronti che non immaginavano. Le signore del cancro potrebbero anche avere delle gravidanze, per esempio, perché Giove indica espansione, crescita, anche siccome per il cancro la maternità è molto importante, è possibile che tocchi anche questo genere di questioni. Ottimo l'amore, anche qui relazioni che possono trasformarsi in convivenze, in matrimoni, con dei momenti anche abbastanza passionali in estate, soprattutto in luglio. Il lavoro va spedito grazie a Marte e avrà un momento particolarmente fortunato, credo, tra marzo e aprile. Quindi, insomma, i messaggi gira e rigira sono sempre molto positivi per questo segno. Indubbiamente sul podio il cancro. Grande invidia, per vorrei essere un cancro quest'anno. Toccherà anche a te, noi segni d'acqua siamo stati tristi per così tanto tempo che adesso ci godiamo un po' questa nostra bella fortuna. Adesso invece andiamo al segno del leone. Ecco, il leone non ama molto Saturno perché non fa parte del suo DNA. Il leone ama vivere alla grande, ama le cose sfarzose, lussuose, eleganti, esattamente l'opposto di Saturno. E avere Saturno in quadratura non aiuta il leone, che si trova a vivere forzatamente una situazione un po' cupa, un po' tesa. Ecco, se dovessimo distillare il messaggio che Saturno vuol dare al segno del leone è questo. Il leone deve riguardare il modo che ha di amarsi. Il leone si ama perché ha una grande stima di se stesso, ma con Saturno deve imparare a farlo in modo più intelligente e anche un pochettino più altruista, se vuole imparare a crescere, se vuole migliorare i propri rapporti e le sue relazioni. E questo vale chiaramente anche in amore, quindi, dove deve lavorare proprio nell'ambito del relazionale, quindi imparare a avere una diversa attenzione nei confronti del partner e delle persone che ama. Ci sarà un momento anche per lui molto interessante in primavera, tra marzo e aprile. Sul lavoro sarà più che altro un consolidare, un stabilizzare del lavoro, quindi senza grandi colpi di scena, senza grandi variazioni. Ci sono però Venere detta però 2 mesi che potrebbero essere più interessanti, luglio e ottobre. In questi mesi qualcosa potrebbe succedere, per il resto sembra essere abbastanza tranquillo. Bene, i leoncini comunque dovete maturare voi. E adesso andiamo a esplorare il segno della Vergine. Che è un segno che tra le tante doti ha anche quello della pazienza, è un segno di terra, sa pazientare. Quello che deve aspettare la Vergine è Giove, perché Giove rimane in quadratura fino a giugno e questo gli crea non pochi problemi. Poi da giugno si sposta in buon aspetto alla Vergine e la Vergine inizia a godere di che cosa? Anche questo ha una vita più colorata, una vita più leggera, più divertente. Migliorano soprattutto le sue relazioni e il rapporto col lavoro. Quindi anche per la Vergine, seppure in misura diversa, si prospetta una seconda parte del 2013 molto più tonica, molto più divertente e frizzante. Quest'anno è veramente un po' diviso a metà, no? Con questo passaggio che, come avrete capito, è uno spartiacque e che cambia l'energia, il tipo di vissuto che hanno i vari segni proprio da un momento all'altro. Per cui teniamolo sempre d'occhio, la Vergine va migliorando. E lo spartiacque ci dobbiamo ricordare come data, quella che hai detto all'inizio. 28 giugno. Segnatelo, mi raccomando, lì cambierà tutto. Chi ha avuto tanto prima dovrà fare qualche esame, chi invece
si è dovuto dare da fare e basta, finalmente godrà di un po' di fortuna. Bene, bene, bene. E allora adesso un pochino di pubblicità, però poi tornate qui, restate con noi perché ci sono assolutamente gli altri sei segni. Vogliamo non scoprire come sarà questo 2013 per i segni che ci rimangono. A tra pochissimo. Ta-d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 a-